Va bene? Siamo, sì, siamo in registrazione, bene. Vai. Sì, ci siamo. Ora Allora. però mi si leva più. Ah, ecco, va bene. No, no, Ho va bene così. provato io per caso e è partito. Meglio così. Perfetto, perfetto. Vai. Bene, bene. Ok, allora a questo punto se non ci sono osservazioni, facciamo partire la procedura. Allora. Osservazione numero 1. Di carattere e classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio in istruttoria è non accolta. Non si segnalano articolazioni del parere. Chi è favorevole? Potete votare per alzata di mano, eh? Alza la mano e va. Tutti favorevoli. Presidente, Sì? no, segnalo all'ufficio così via via che vediamo erroretti materiali, no? Può essere utile segnalargli che nella sintesi dell'osservazione c'è una frase, diciamo, che inizia ma che non finisce. Quindi io mi Allora fermerei no, ad no, Simone. Simone, le sintesi lasciatele perdere così come sono, perché sono solamente un flash, così non sono sono state riportate Cioè, bene. quindi poi li sistemerete. Va sì, bene. no, Va il quadro bene, della finestra è tagliato e quindi non ok. È è tagliato esatto. il riquadro, esatto. Sì, Quindi perché è per farlo tagliato più piccolo il registro. il riquadro. No, è tagliato, ma l'istruttoria è quella. Io nel No, 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 registro. no, no, l'istruttoria è completa. L'istruttoria è completa. Si sta parlando della La sintesi. sintesi Ah, dell'osservazione. la sintesi, scusa, Sintesi avevo capito dell'osservazione. l'istruttoria, scusa. Sintesi dell'osservazione. Facciamo confusione. Ok, va bene. Allora, Osservazione con... scusa Jacopo, per capire, io annoto che la commissione vota favorevole al parere Al ufficio. parere dell'ufficio, sì. Osservazione numero 2. Tipologia di classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio in istruttoria di accoglimento. Chi è favorevole? Bene. Osservazione numero 3, di carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Oh, Jacopo, l'istruttoria dell'ufficio è di accoglimento, quindi è stata cambiata? No, aspetta, c'ho la 9. La 3 io non ce l'ho. Aspetta, cartografica ha detto però. Scusatemi un Cartografica. No, secondo. Michela, la 3 è raccolta. Sì. Sì, aspetta, ho sbagliato registro. Ah. State buoni. Io non c'ero e quindi io qui mi astengo. Aspetta, la 3? Ma questo qui è il fatto che cambiano. Pronto? Sì, ti sentiamo, però se No, chiedete la parola perché non ditela c'è in più una fase di posta, hai votazione. capito? In quel locale lì, Michela. Tesoro, però io come faccio se No, non no, ero vabbè. presente alla commissione? No, vabbè, ma la riguardi poi tanto sono Magari qui. dopo un consiglio comunale quando si No, la riguardi. rivedono. Ma scusate, io che mi annoto che Rugani si astiene. Certo. Chi è? Sì. E perché se Quindi no non poi so ognuno come fare, ha perché maggioranza. No, no, non ma hai c'è. ragione, va bene. No, ma no, no, non occorre dare... Cioè, va bene, l'importante è che si proceda linearmente, quindi se ci sono casi simili si vada in questa maniera. Quindi... Osservazione numero 4. Scheda norma e cartografica. Il parere dell'ufficio è di parziale accoglimento. Appena avete recuperato, metto in votazione. Non c'ho delle distinzioni di voto tra di noi. Beh, metto un voto. Allora, Sì, Jacopo, qui aspetta, aspetta, preferisco. Michela, Michela, aspetta, No, Riccardo. no, io non ce l'ho di nulla. Ok, Michela. dicevo qui stesso discorso, ha detto una è cartografica, però.
cartografica. Sì. Qui non c'è, va bene, dai. Gli viene cambiato da P4 a P2 e quell'altra sì. Non va. Non è... Allora, non metto, ho capito, metto in votazione. Beh, aspetta, Manola, metto in votazione. Chi è favorevole? Alzi la mano. 4 voti favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliera Rugani è astenuta. Osservazione numero 5. Di carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di accoglimento. Non ci sono articolazioni di parere all'interno dei commissari. Metto in votazione chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. La consigliera Rugani è astenuta. Osservazione numero 6, di carattere normativo. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Contrario? Astenuto? Come prima. Osservazione numero 7. Di carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di accoglimento, non ci sono articolazioni di parere. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Osservazione numero 8. Di carattere cartografico, l'istruttore dell'ufficio di accoglimento. No. Parziale accoglimento. No. Questa però doveva essere accolta, l'abbiamo modificata. L'altro giorno è accolta. Accoglimento, accoglimento, guardate il registro. Per no, scusatemi, questa è parzialmente accolta. No, si è modificata l'altro giorno. No, Riccardo, ti spiego perché. Perché dall'osservazione l'abbiamo ripresa, chiedevano anche l'eliminazione dell'F1. Noi abbiamo eliminato solamente il parcheggio. Cioè, allora... Capito? Noi abbiamo sì eliminato il parcheggio e gli abbiamo dato la B3, però con la Manola abbiamo guardato l'osservazione che chiedeva anche la variazione dell'F1. Capito? Ecco perché abbiamo messo parzialmente accolta. Vabbè, io la mi astengo, la voglio rivedere. Ok. La che facciamo? La sospendiamo? Te non riesci a far vedere l'osservazione, no? No, perché non posso condividere. No, l'altro giorno era, eravamo rimasti d'accordo che andava tutto bene e si accoglieva. Senti, Riccardo, puoi verificare, siccome io sono a casa, vi ho mandato un documento a tutta l'osservazione, a tutta la commissione, dove segnalavo anche pareri che erano stati cambiati. E ora magari quello non darsi, se potete dare un'occhiata, può darsi che ci sia, sì, quella. Cioè, allora, insieme al registro, infatti, insieme al registro c'è un file che è stato trasmesso nella stessa data, in cui ci sono le modifiche alla sintesi del parere, non alla motivazione istruttoria, che riguarda una serie di osservazioni. Alcune di queste le abbiamo viste anche l'ultima volta, quindi sì, lo dico sì, per le successive, perché poi è chiaro che noi le abbiamo trovate nel registro che consultavamo la scorsa volta, quando ancora ne discutevamo in un altro modo, ma ci siamo anche lasciati dicendo come sarebbe stato. Quindi per me si può mettere in votazione. Ma scusa, puoi verificare, Jacopo, se sì, c'è sì, l'8? C'è l'8, l'ho visto anch'io. Ecco, ok. C'è anche quella. Va bene, via, l'accolgo anch'io, poi si guarda.
Bene, allora metto in Tutti votazione. favorevoli, Michela, che c'è? Aspettate un momento, ufficio, per favore. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione numero 9. Di classificazione degli edifici e cartografica. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Sì, un attimo. Sì. Bene. Me ok. Bene, metto in votazione chi è favorevole. Tutti favorevoli. Osservazione numero 10. Una scheda norma. Parere dell'ufficio parzialmente accolto in istruttoria. Metto in votazione chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. La consigliera Rogani ha tenuto. Osservazione numero 11. Di carattere cartografico, l'istruttoria dell'ufficio è di accoglimento. Metto in votazione chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Rugani astenuto. Osservazione numero 12 di carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di accoglimento. Metto in votazione chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Consigliere Rubra. Osservazione numero 13. Carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Metto in votazione chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Rugani, astenuto. Osservazione numero 14 di carattere normativo. Jacopo, normativa? Normativo, Aspetta, non scheda non norma, vedo. normativo, non scheda norma. Ah, aspetta, fermo lì. Ok. Beh, parere dell'ufficio parzialmente accolto in istruttoria, metto in votazione chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, siamo tutti favorevoli. Osservazione numero 15 di carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento. A me non No, risulta che l'ho no, accolta. è cambiata. Scusate. La trovi nell'elenco che ho mandato. Sì. Scusate. L'istruttoria di accoglimento. Perfetto.
Aspettate un momento. Bene. Bene, possiamo mettere in votazione il parziale accoglimento. Chi è favorevole? No. L'accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ok. Ho capito, tutto favorevole. Tutti favorevole, non... sì, tutti okay. Favorevole. La 16 è uguale, eh? Sì, la 16 anche questa la trovate nell'elenco, è stata trasmessa. Ok. Bene, di carattere cartografico. Bene, metto in votazione il parziale accoglimento, l'istruttore dell'ufficio, favorevoli? Mi dici non accolta. No, è non accolta, Jacopo. Jacopo, non accolta. Scusate, abbiate pazienza, faccio confusione. Perché no, vabbè, con calma. Devo seguire su questo registro. Vai tranquillo, vai. Scusate, io chiedo un attimo alla commissione. Siccome io non me lo sono portato dietro quella tabella che vi avevo mandato con i pareri che sono stati cambiati, se gli date un'occhiata anche voi, quando per le varie osservazioni, capito? Sì, sì, ma io l'avevo già, nel parere in sé l'avevo già visto, ecco, ci siamo, okay, è solo okay, che ho difficoltà nel confrontarlo nell'immediato perché devo tenere insomma su più registri il filo. Va bene. Allora, osservazione 16 si diceva, di carattere cartografico. Parere dell'ufficio di accoglimento. No, è la 17 ora. Non accolta. 16 non accolta. La 16 no, l'hanno scusate, non abbiamo ancora messo in votazione la 16. Io sono scusate un attimo, sì. La 16 si è già messa in votazione. Si è no, già... non... Ma sì. Dai Jacopo, ragazzi, ma allora svegliamoci ora. È uguale alla 15, è uguale alla 15. Se è... Sì, ma... Ho capito, ma io non ho messo in votazione. Ma va bene, via. La 15 sì, okay. Ma la 16 non ho messo in votazione. Va bene, ok. Allora, è di carattere cartografico, è uguale alla 15, però va votata. Ah, va bene, parere... va bene. Su quella c'è il parere di accoglimento, metto in votazione, chi è favorevole? Tutti favorevoli. Beh, ora sì che siamo alla 17, la 17 è cartografica anche la 17, il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Giusto. Metto in votazione, chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione numero 18. Scheda norma. Parere dell'ufficio di parziale accoglimento. Metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuto il consigliere Rugani. Osservazione 19. È di carattere cartografico e è parzialmente accolta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Rugano. Osservazione 20, di carattere cartografico, l'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Metto in votazione, chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene? Graziano, non ti vediamo più, eh? Aspettiamo. Certo. Si sarà scollegata, no? Non riesco a capire, prova a chiamarla. Eccoci, ci sei, Graziano? Sì. Non ti si sente, Graziano. Graziano, ci sei? Graziano? Non ti sentiamo, ci sei? Non si capisce nulla. Ma Graziano non c'è, non si sente con l'audio. L'audio non si sente, ma si vede, si vede, si muove. No, vabbè, si vede, si sente, forse non ha capito che non si sente. Basta che ci senta lui. No, no, vabbè. Grazie, non ti si sente. Grazie, non ti si sente. Non ti si sente, oh, che ci si può fare? Non ti funziona il microfono. Comunque l'importante è che senta. Quello è vero, hai ragione. Sono sincero a livello, ora. Non dopo si arrabbia, eh. Senti, ora. Ora sì, fatti vedere che si procede. Sì, 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 no, vabbè. Non ti si vede. No, ora sì. Va. Bene, osservazione numero 21. Di carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento. Metto in votazione. Favorevoli. Contrari, astenuti, come sopra. Osservazione numero 22. Normativa, di carattere normativo, al parere dell'ufficio di accoglimento. Favorevoli? Ah, sì. Tutti favorevoli. Osservazione 23. Riguarda il procedimento della VAS. Ma c'è scritto non pertinente. Sì, sì, appunto, l'istruttore è di non accoglimento, di fatto, lo chiede all'ufficio. Sì, sì, okay. Lo correggeremo, sì. Beh, metto in votazione il parere di non accoglimento. Favorevoli? Tutti favorevoli. Osservazione 24. Riguarda la classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Favorevoli? Contrari?
Astenuti non c'è nessuno, quindi ci sono 3 voti favorevoli e 2 voti contrari. Scusami Jacopo, i 2 voti contrari sono? Giacomini, okay. E Rugani. Osservazione 25. È un'osservazione cartografica che ha parere di non accoglimento per l'ufficio. No, di accoglimento. Ah, ecco. Accoglimento, ah. Scusate. Accoglimento. Un attimo, andiamo piano. Sì. Ok. Metto in votazione. Chi è favorevole? Astenuti, contrari. Astenuti, contrari. Rugani, astenuti. Osservazione 26. È uguale alla 15 e alla 16. Sì, esattamente. È uguale alla 15 e alla 16. Stesso parere istruttorio. Di accoglimento, sì, di accoglimento, metto in votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione numero 27, è normativa. L'istruttoria di non accoglimento. Favorevoli. Riccardo, astenuti. Avete già votato? Sì, tutti gli altri hanno già votato. Sì, io sono favorevole. Favorevole, ok. Osservazione numero 28. È cartografica. E il parere d'accoglimento dell'ufficio. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. 29. Osservazione cartografica. Parere di non accoglimento. No. Sì. Ho sbagliato io. Sì, non accoglimento. Ho sbagliato io. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuta la consigliera Rugani. Osservazione 30. Normativa. Il parere dell'ufficio in fase istruttoria di parziale accoglimento. Metto in votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione 31. Di carattere normativo e cartografico. A un istruttorio dell'ufficio di non accoglimento. Ai voti chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene? Rugani. Osservazione 32. Di carattere normativo e cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. Osservazione 33. Anche questa di carattere normativo e cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento. Ai voti, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. No. Cioè, aspetta, aspetta, non ho visto. Si astiene Rugani? Sì. Ok. Datemi un momento solo. Osservazione numero 34. Anche questa normativa e cartografica. L'ufficio registra un istruttorio di parziale accoglimento. Favorevoli? Scusate, non ho visto. Favorevoli, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Come sopra. Osservazione numero 35 di carattere normativo. L'istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione numero 36. Questa è normativa e cartografica. No, è di classificazione degli edifici, scusate. La sua istruttoria è di parziale accoglimento. Ai voti, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Riccardo, hai votato che non ti ho visto? Sì. Favorevole. Okay. Va bene. Siamo all'osservazione 37. Sì. Normativa, anche questa è di classificazione degli edifici. L'istruttoria di parziale accoglimento. Ai voti, chi è favorevole? Va bene per me. Ok, allora mette i voti. Chi è favorevole? Chi è contrario e chi è astenuto? Michele, astenuto o contrario? Contraria. Ah, contrario? Ok. Sì. Aspetta, me lo segno.
Ora la prossima, Jacopo, la prossima c'ha una circolazione di voto diversa. Sì, me la ricordo. Momento solo, Sono rientrata, ve la ricordo, è questa qui, Sì. Osservazione numero 38, allora. È un'osservazione che è normativa e di classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Ma possiamo rimettere tutti, perché io mi vedo male chi accoglie e chi non accoglie. Sì, hai ragione. Leva la condivisione, Antonella. Ok, ditemi quando la volete, che io mi sono ripristinata. Sì, grazie. Levo tutto, vai. Sì. Beh, allora, l'istruttore dell'ufficio sull'osservazione che è normativa e di classificazione dell'edificio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Ok, quindi due voti contrari che sono la consigliera Lugani e il consigliere Iacomini. Osservazione invece numero 39. Qui non ci sono articolazioni di parere. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento sulle richieste che sono normative e di classificazione degli edifici. Beh, ai voti chi è favorevole? Tutti favorevoli. 40. Osservazione su una scheda norma con istruttoria dell'ufficio di non accoglimento. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Lugani astenuto. Quarantuno. È un'osservazione normativa. Il parere dell'ufficio è di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. L'osservazione 42 è anche questa normativa. Con istruttoria di parziale accoglimento da parte dell'ufficio. Su questa chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione numero 43. Di carattere normativo. L'istruttoria di non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione 44. Cartografica.
L'istruttoria dell'ufficio non accoglimento. Jacopo va piano, eh? Sì, sì. Allora, 44 si diceva, osservazione cartografica, istruttore dell'ufficio non accoglimento. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Rugani astenuti. 45. Classificazione degli edifici. L'ufficio parere di non accoglimento. Chi è favorevole? Capito, l'ufficio? Ufficio parere di non accoglimento. Favorevole? Riccardo l'ha visto, Michela anche, Alberto e Graziano. Ok, Alberto. Non ti si vede, va bene. Cioè ti si vede ma non ti si vede se sei favorevole. Hai votato a me? Se non alzo la mano probabilmente non sono favorevole, ci sono altre due situazioni, no? Ok, il contrario, astenuto. È astenuto Iacomini. Astenuto, allora astenuto Iacomini. Sì. Osservazione 46. Qui c'è un'articolazione di voto diversa. Sì. Sì. È un'osservazione normativa e cartografica. La fai rivedere un attimo, Anto, per favore, velocemente? Sì, speriamo che non salti nulla, eh? Voglio rilevare che da questa, rispetto alla tipologia originaria, al registro, ha cambiato parere. Da accolta è diventata parzialmente accolta. No, le ultime parole famose, non ce la faccio. No, mi butta fuori. Mi parte, aspettate un secondo. Aspettate. Questa l'abbiamo vista di recente comunque, se vi ricordate è nella zona vicino alla chiesa, a Nocchi. Eccola. Penso un paio di commissioni fa. Bene, va in votazione l'osservazione 46 con un parziale accoglimento. Aveva pure la condivisione, Antonella? Sì, sì. Ai voti, chi è favorevole? Contrari? Ok, quindi abbiamo 4 voti favorevoli e al contrario. 47. Dunque, l'osservazione 47 è un'osservazione norma, scheda norma. Parere di non accoglimento. Non ci sono articolazioni del parere. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Lugani astenuto. Osservazione 48.
di carattere cartografico. Parere dell'ufficio, non accoglimento. Chi è favorevole? Qui, no, qui si può discutere un attimo, perché questa qui era quella che ora non mi ricordo, se ne è già discusso, non si approvava questa ma si modificava la norma o sbaglio? Per andare incontro alle esigenze di questa... Simone, se puoi essere d'aiuto te, se te la ricordi. Un momento, anche questa si è riguardata anche questa di recente. Sì, ma volevo sapere se di volta va bene, dice, qui è stato espresso un parere non accolta, però gli siamo andati incontro nella normativa, no? Che... O sbaglio? Allora, il numero, scusate? 48. Sì, loro chiedevano di metterla invece che in P2, in E2. Di cambiare la classificazione. No, ti ricordi quell'attività che rischiava... Sì, ma ne ha presentate diverse. Ora, no, questa nello specifico... Simone, se bocciandoli questa osservazione gli si va contro... Allora, è un aspetto, diciamo che è un aspetto squisitamente formale. In che senso? Che se gli siamo venuti incontro dal punto di vista della normativa... l'interesse sostanziale magari che stava alla base dell'osservazione è soddisfatto, però rispondere all'osservazione dipende da come è formulata l'osservazione, cioè detta altrimenti, se lui chiedeva secco e duro, no? La modifica cartografica, uno gli risponde non accolta, ma in realtà poi trova la risposta da un'altra parte. Se invece l'osservazione era meno, come posso dire, tecnica, ma manifestava magari semplicemente un'esigenza, no? O comunque accanto a un'indicazione tecnica palesava un'esigenza, allora magari uno può dire parzialmente accolta. Dipende da come è formulata l'osservazione, è un problema formale, perché poi Riccardo, quel che la norma gli consente, lui lo fa a prescindere dalla forma che si usa nella risposta, ok? Quindi ora io non ce l'ho sotto mano l'osservazione. Dipende da come è formulata. Va bene, io mi astengo su questo. Allora, riprendiamo il filo, dunque, osservazione 48, di carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Grazie, scusate, manca Graziano. Graziano? Eccoci, va bene, allora. No, aspetta. Allora, non accoglimento di istruttoria. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti Erga e Rugà. Osservazione 49. L'osservazione di carattere normativo. L'istruttoria è di accoglimento. Chi è favorevole? Ok, tutti favorevoli. Osservazione 50. L'osservazione 50 è normativa. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione 51. Di classificazione degli edifici. Istruttoria di non accoglimento.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Cogani astenuti. Osservazione 52 riguarda una scheda norma. Istruttoria dell'ufficio di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. La 53 è cartografica. L'istruttoria dell'ufficio di accoglimento. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Come sopra. L'osservazione 54 è cartografica. L'istruttoria dell'ufficio di non accoglimento. Chi è favorevole? Scusa un attimo, l'ufficio com'è? La, la proposta dell'ufficio di non accoglimento. Ah, non accoglimento. Favorevoli, allora ho visto la Michela. Scusa, per precisare, anche questa è una che rispetto all'inizio è stata poi ridiscussa e cambiato il parere. Contrari? Astenuti. Alberto, mancavi te, questa volta l'ho chiamato tutti e tre, ma non so come hai votato. Ho votato due volte perché non avevi visto, due volte a favore. Non so, forse. Sei mimetico. Devi essere il voto rafforzato come il Green Pass. No, la verità è che quell'ufficio lì confonde con quelle righe lì ottica in quella maniera. Osservazione 55 è cartografica. Il parere dell'osservazione è di accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani astenuta. Osservazione 56, di natura cartografica. L'ufficio propone l'accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. Osservazione 57, anche questa è cartografica. Il parere dell'ufficio di accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. L'osservazione 58 riguarda la classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione 59
riguarda invece la normativa. Il parere dell'ufficio è di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. C'è un po' più di contrasto, si capisce meglio, va bene. Osservazione 60. Me lo spiegate perché avete riso? Dopo lo vedi, dalla prossima lo vedi, Riccardo, per la prossima votazione. Non ti voglio levare la sorpresa. Osservazione riguarda la normativa e una scheda norma. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Guarda Riccardo, guarda chi è favorevole. Chi è contrario, chi si astiene, anche te Michele sei favorevole. C'ho anche l'astenuto se è per quello io secondo. No, va bene, va bene. Io veramente sono astenuta. Era astenuta, certo. È un cero. Ma io non ho mica capito perché ridete. Oddio ragazzi, guarda lo Iacomini, per favore. Ho fatto anche un disegnino. È proprio il caso di dirlo. Alberto, alza! Allora. Chi ha fatto Alberto? Io non ho capito. Andiamo avanti. Osservazione. Ha disegnato la sua iscrizione di voto, ora lo vedi alla prossima. Ora lo vedi. Per renderla più chiara. Osservazione 61. Allora, l'osservazione riguarda la normativa e la cartografia. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. L'osservazione 62 riguarda la classificazione degli edifici e la cartografia. La proposta dell'ufficio è di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti favorevoli. Osservazione 63. Riguarda la normativa. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tutti favorevoli. Osservazione 64 riguarda la classificazione degli edifici. Il parere è di non accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugano, astenuta.
Osservazione numero 65, 65. Riguarda una scheda norma. Parere dell'ufficio di accoglimento. Favorevoli? Astenuti? Allora, tutti favorevoli meno che la consigliera Rugani. Osservazione 66, riguarda questa invece la normativa. Il parere è di non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Sessantasette è analoga alla precedente. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Sessantotto, una scheda norma. L'ufficio propone parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuto. Osservazione 69. Di carattere cartografico, il parere dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione 70. È normativa. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Non me la ricordo io, com'era? Ah, ho capito, sì. Ok. Quindi sei favorevole, Riccardo? Sì. Tutti favorevoli. Osservazione 71. È una scheda norma. Parziale accoglimento da parte dell'ufficio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuta. Osservazione 72. È un'osservazione normativa. È parzialmente accolta per l'ufficio. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Si passa alla 73. Che è normativa. L'ufficio
Per l'ufficio è parzialmente accolta. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. L'osservazione 74 è una scheda norma. L'ufficio propone l'accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Lugano, astenuta. Osservazione 75. È una scheda norma. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Come sopra. Osservazione 76 di classificazione degli edifici. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si attiene? Come sopra. Osservazione 77. Di classificazione degli edifici. Per l'ufficio è accolta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Osservazione 78 di classificazione degli edifici. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Lugani astenuto. Osservazione 79 è di carattere cartografico. È parzialmente accolta. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Allora, osservazione numero 80 è di classificazione degli edifici. L'ufficio non accoglie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Lugani astenuti. Classificazione degli edifici anche l'81. È parzialmente accolta. Favorevoli? No, voglio capire una cosa, non mi ricordo. Come è stato dato? Cioè, è stato dato uno. Uno, non era schedato, si propone uno. Inizialmente come ufficio avevamo dato la R. E con la discussione in commissione la commissione ha chiesto l'uno e noi ci siamo adeguati. Ok. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra.
82, scheda norma. Parere di non accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra. 83. Scheda norma. Non accolta dall'ufficio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 3 favorevoli, 2 contrari. I voti contrari sono Iacomini e R. Osservazione 84. Questa è una delle osservazioni idrauliche, diciamo, sì, geomorfologiche, sì. Il parere di non accoglimento all'istruttoria di carattere tecnico. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione 85. È un'osservazione normativa e cartografica. Il parere dell'ufficio è di parziale. Qui questa osservazione per me era rimasta un po' nel limbo. C'era qualcosa da vedere. Mi ricordo che c'era qualcosa a vedere, comunque se no... C'era la questione del limite dell'urbano, ma come dire... C'era qualche modifica da fare, una rimisurazione. Io mi astengo su questa, perché cioè, mi ricordo che bisognava rivedere, cioè aveva da rivedere il Cinquini se poteva allargare il territorio urbano. Il dente famoso, sì. Appunto. Qual è? La numero 85. Quella relativa all'azienda di cui abbiamo discusso. Sì. Però ragioni di ritardo, questa sì, magari saltata. Sì. Ricordiamoci che va rivotata, fateci vedere la modifica cartografica a che punto si è attestato di quel dente lì. Perché questa è la ragione. Ammesso che un successo... Che la Manola non ci sappia già dire qual è la risposta, ecco. A me mi sembra di averne parlato col Cinquini, però forse può darsi che non l'abbia, non lo so se nelle note che vi ho mandato c'è anche quell'osservazione lì, non c'è. Avevamo visto che non si poteva allargare il perimetro come richiesto dalla commissione, io mi ricordo così. Manola, l'ultima volta. Sì. La commissione ha preso atto che la scheda norma non si può fare per ragioni idrauliche. Sì, infatti. Ha chiesto un'ulteriore verifica. Niente, diteci le cose quando le sapete. Ha ragione di Carlo. Sì, lasciamolo un attimo. Sì. Vabbè, allora ricordiamoci che va votata alla luce di quello che emerge da 85. La numero 86 invece. Numero 86. È di classificazione degli edifici e risulta accolta per l'ufficio. Riccardo, se puoi spengere il microfono, che se no si sente. Scusa. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Astenuta. 87. È una scheda norma che risulta accolta. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione 88. È un'osservazione di classificazione degli edifici che è parzialmente accolta per l'ufficio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Michela contraria. Ottantanove. Normativa e di classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Favorevole anche la Michela. Tutti favorevoli. Osservazione 90. È di classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi si astiene? Allora, tutti favorevoli, si astiene la consigliera Rugani. 91. È una scheda norma. Qui c'è un'articolazione delle opinioni da parte del commissario o no? Per me no, perché si è modificata. Forse è rimasta all'inizio, Jacopo, poi dopo è stata levata la scheda norma. Ah, ok. Ok, perché dopo evidentemente risultato in questo momento. Bene, hai ragione. Perché riguarda questo, ok. No? Il parere di non accoglimento. Parere di non accoglimento, è vero. Favorevoli. Tutti favorevoli. Scusatemi, ma ero confuso. Osservazione 92. È un'osservazione cartografica e il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Favorevoli? Tutti favorevoli. 93, anche questa è cartografica. Il parere dell'ufficio è di parziale accoglimento. Favorevoli? Tutti favorevoli. L'osservazione 94 è cartografica. È di non accoglimento il parere dell'ufficio. Chi è favorevole? Osservazione 95, è cartografica anche questa. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. La 96 è di classificazione degli edifici.
Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Favorevoli. Riccardo? Ok. Astenuti? Contrari. Contrario? No. Osservazione 97. È di carattere cartografico. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 98. Di classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è parzialmente accolto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Osservazione 99. Di classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. 100. Normativa. Parere dell'ufficio è accolta. Chi è favorevole? Jacopo, aspetta un attimo. Sì. Ok, vai. Favorevoli, ma tutti favorevoli. 101. Di carattere cartografico. La proposta dell'ufficio di accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 102. Normativa e cartografica. Parere di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuta. Osservazione 103. Cartografica. Parere dell'ufficio di parziale accoglimento. Favorevoli? Tutti. Osservazione 104. Di classificazione degli edifici. Parere dell'ufficio di accoglimento. Favorevoli? Tutti. Osservazione 105. Cartografica. Parere dell'ufficio di accoglimento.
Favorevoli. Tutti. 106. Cartografica. L'ufficio non accoglie. Favorevoli? Tutti. 107. Cartografica anche questa. L'ufficio accoglie parzialmente. Favorevoli. Tutti. 108. Normativa e cartografica. Parere dell'ufficio accoglimento. Favorevole. Tutti. L'osservazione 109. È non pertinente. E quindi va votato il non accoglimento. Favorevoli. Tutti. Osservazione 110. È una scheda norma. Parere dell'ufficio accolta. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 111. È una scheda norma. L'ufficio accoglie parzialmente. Favorevoli? Tutti. 112. Anche questa è una scheda norma. Stessa espressione dell'ufficio, parzialmente accolta. Favorevoli? Tutti. 113. È una scheda norma anche questa, il parere dell'ufficio è di accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? No, va bene, Michela, dilla. Favorevole? Sì, sì, ero favorevole, avevo alzato la mano, ero persa. Ma magari se l'hai alzata non si vedeva dalla telecamera perché era più bassa, comunque va bene, favorevoli. Va bene. Vai. Scusate, volevo dirvi una cosa, siccome ho avuto problemi con internet, non so se è stata sospesa la registrazione. No, no, è andata avanti. È andata ok, avanti. Come va a fare? Non, vabbè, ti sei non ti sei mai scollegata, Emanuele, è che ora ti vediamo due volte, è per questo forse. Due volte mi vedete? Cioè ti vediamo una volta in attiva e una volta invece ti sentiamo. Bene, ma resta lì, sta lì. Ma io non la vedo nemmeno. Infatti non mi muovo. No, vedere no, non ti si vede. Vedere non ti si vede, ma ti si sente. Ah, no, aspetta, non mi vedi perché non ho acceso la fotocamera. Ecco. Sì, va bene. Osservazione 114. È una scheda norma. Arriva in commissione col parziale accoglimento dell'ufficio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Erra. 115. Scheda norma.
Parere dell'ufficio parzialmente accolto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. Centosedici, scheda norma. Parere dell'ufficio parzialmente accolta. No, scusate, accolta, interamente accolta. Favorevoli? Tutti. 117. È cartografica invece questa. Jacopo Vapiano, che io sono persa, eh? Buono un attimo. Date cara Manca Graziano che la accende la luce. Allora, 117 si diceva, effetto grafica, parere dell'ufficio non accolta. Favorevoli? Tutti. 118. Di classificazione degli edifici. L'ufficio accoglie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Michela, non ho visto come hai votato. Favorevole. Ok. 119. È una scheda norma. Non è accolta. Favorevoli? Tutti. 120. È cartografica. Non è accolta. Favorevoli? Tutti. 121. È un'osservazione normativa che incide su una scheda norma e anche cartografica. L'istruttoria di accoglimento. Favorevole? Contrario? Astenuto? Non favorevole, mi astengo. Ok, allora due voti di astensione. Rugani e Erda. Centoventidue. Normativa. L'ufficio accoglie. Favorevoli?
Contrari? Astenuti. Due astenuti. Centoventitré. Scheda norma. L'istruttoria dell'ufficio è non accolta. Favorevoli? Questa era quella da rivedere, Jacopo, che avevate fatto il sopralluogo. Cos'era? C'ho troppi fogli. Cos'era? No, questo non era da rivedere. Abbiamo fatto il sopralluogo. Abbiamo fatto il sopralluogo. Però era una scheda norma che in fase di adozione era stata predisposta e poi si era detto che non se ne faccia di nulla. Allora, la rimetto in votazione. Favorevoli al non accoglimento? Tutti. Osservazione 124. È di carattere normativo. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Favorevoli? Tutti. Osservazione 125. È di carattere normativo e l'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Favorevoli? Tutti. 126 è una scheda norma. Risultare dell'ufficio di non accoglimento. Era l'introduzione questa di una nuova scheda norma. La proposta di introduzione di una nuova scheda norma. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ok, tutti favorevoli. Osservazione 127. È un'osservazione normativa. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Favorevoli? Tutti. 128. Osservazione cartografica. L'istruttoria di parziale accoglimento. Favorevoli? Contrari? Favorevoli? Astenuti? Nessuno. Tutti favorevoli. Osservazione 129. Cartografica e parzialmente accolta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Iacomini. Centotrenta,
osservazione cartografica. Non accolta. Riccardo? Perché questa non l'accolta? Non mi ricordo bene questa osservazione qui. Perché non accolta, scusa? C'era un problema? Non ricordo l'ubicazione di preciso. Guarda, no, guarda Riccardo l'istruttoria. Le motivazioni le vedi scritte. Ah, aspetta. No, ok, era una questione, era superata. Te lo ricordi? Infatti, ah, diciamo che nel tempo. Sì. Non avevo letto. Grazie. Ok. Metto in votazione favorevoli. Contrari. Astenuti. Consigliere Iacomini si astiene. 131. Jacopo, aspetta un attimo, quindi la 131 e la 130 c'è l'astensione di Iacomini? La 129, 130. 131 va ancora votata. Scusami, la 129 e la 130, sì, giusto. Ok. Ecco la 131, è cartografica anche questa, l'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Secondo me però su questa qui, sulla 131, c'è un problema di indirizzo, perché con quell'indirizzo lì del parcheggio non ce ne fai da nessune parti. Di ubicazione, intendi? Cioè di dove è fatta l'osservazione? Esatto, vediamo, esatto. Vediamo se c'è corrispondenza. Via Vecchia Fonda dice sbagliato? Sì, via Vecchia Fonda non ce lo puoi fare, da nessuna parte ce lo vai a fare. No, cioè, va bene, però bisogna vedere se è stata fatta lì l'osservazione, l'ufficio riporta quella. Sì, no, no, per amor di Dio. No, volevo capire. Sì, no, no, vabbè, sono d'accordo, però chi ha fatto l'osservazione in via Vecchia Fonda ha fatto un errore. Va bene, facciamo una verifica noi. No, comunque no, è l'osservazione, vi sì. Faccio vedere qual è, ne avete già parlato. Sì, tante volte, è l'ubicazione, se ne era già anche parlato. È l'ubicazione dentro la pieve, la sì. Pieve, dentro la pieve la chiesa, beh. Dietro. L'area individuata è stata identificata sì. Come via Vecchia Fonda, ma si tratta di quell'area sul retro del complesso della pieve di cui si è parlato. Esatto, sì. Ci passi, praticamente ci passi di fianco alle scuole. Sì. Sì. In fondo a caccia alle scuole, sì. Svolti a sinistra e monti su nel campo. Ma allora dici Graziano che è sbagliato, perché noi... Mettiamo quello che dovrebbe aver messo bello. Quello che mette l'osservante. E avranno riportato quelle dati lì, Manola, no? No, no, allora, no? Se l'osservazione è stata fatta come via Vecchia Fonda, va bene, io non dico nulla. Io dico soltanto che da via Vecchia Fonda in quel campo lì non c'entri. Sì, va bene, avevamo capito. Scusate, scusate se intervengo, ma è respinta quella, no? Infatti è la ragione del non accoglimento, no? Quindi, diciamo, la questione terminologica in ogni caso non produce effetti, ecco. Va bene, appunto, l'istruttoria è di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il consigliere Iacomini non ho capito come ha votato. Attenuto. Va bene, allora tutti favorevoli meno che il consigliere Iacomini che si astiene. Osservazione 132. È di carattere cartografico. L'ufficio accoglie. Favorevoli? Tutti. 133. Riguarda la classificazione degli edifici. L'ufficio accoglie. Favorevoli? Osservazione 134.
riguarda anche questa la classificazione degli edifici e l'ufficio accoglie. Favorevoli? Tutti. Osservazione 135 è cartografica. L'ufficio non accoglie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E l'astensione. È un'osservazione normativa sulla classificazione degli edifici e cartografica. Il parere è di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuta la consigliera Lugano. 137. Osservazione di classificazione degli edifici. Parere dell'ufficio non accolto. Favorevoli? Tutti. 138. È un'osservazione su una scheda norma. L'istruttoria dell'ufficio risulta non accolta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra. No, scusate, non come sopra. La consigliera Lugani si astiene. Osservazione normativa. L'ufficio accoglie parzialmente. Favorevoli? Sì, aspetto, vabbè. Tutti. Sempre normativa è la 140. Che è parzialmente accolta. Favorevoli? Tutti. Osservazione normativa. Parere dell'ufficio di parziale accoglimento. Favorevole? Tutti. 142. Osservazione di classificazione degli edifici. Parere dell'ufficio accolta. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Giacomini se favorevole quindi. Centoquarantatré.
Scheda norma. Parere dell'ufficio accolta. Favorevoli. Centoquarantaquattro. È una scheda norma, parere dell'ufficio è non accolta. Favorevoli? Tutti. 145. Classificazione degli edifici. L'ufficio accoglie parzialmente. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere Rugano. È una scheda norma. L'ufficio accoglie. Favorevoli? Tutti. 147, di natura cartografica. È parzialmente accolta. Favorevoli. Contrari? Astenuti? Consigliere Rugani astenuto. 148. È un'osservazione normativa che viene accolta dall'ufficio. Chi è favorevole? Si ritarda. 149. Ancora normativa. L'ufficio accoglie parzialmente. Favorevoli? Tutti. Osservazione cartografica da 150. L'ufficio accoglie. Favorevoli? Tutti. 151. Osservazione di classificazione degli edifici. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 152. Osservazione cartografica. L'ufficio accoglie parzialmente. Favorevoli?
Tutti. 153. Osservazione di classificazione degli edifici. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 154. Scheda norma. L'osservazione non è accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 155. Osservazione cartografica. Non accolta. Favorevoli? Tutti. 156. È un'osservazione cartografica. L'ufficio accoglie parzialmente. Volevo chiedere una cosa, no, va bene, ma queste osservazioni cartografiche che poi è stata rifatta e ridisegnata, no, la cartografia, poi prima del Consiglio Comunale ce l'abbiamo quelle riviste, perché io voglio vedere poi come è stata ridisegnata la cartografia. Nessuno risponde. Ce l'abbiamo anche prima della votazione della pratica in generale. Scusa, rispondo io. Sì, allora noi abbiamo fatto vedere, no, con un segno grafico provvisorio come veniva la cartografia, perché chiaramente prima di farla disegnare definitivamente al Cinquini, no, bisognava avere il riscontro dalla commissione. Però sì, quel segno provvisorio che la Manola ha mostrato, no, le altre volte, poi diventa definitivo nella cartografia e prima della votazione finale ci sono tutti anche, gli anche per dargli un'occhiata, per vedere se era... Sì, no, però volevo capire una cosa, Riccardo. Ma te ti riferisci a tutte le osservazioni delle modifiche cartografiche? Volevi vedere come erano state... No, perché sono tantine. Quelle che dice Simone sono quelle per le quali la commissione aveva, come dire, non condivideva il parere dell'ufficio, aveva chiesto delle modifiche e così via. E quello è come dice Simone, ok? Ci sono già state fatte, stiamo controllando che siano state fatte correttamente. Sì, dicevo quello io. Quelle lì, ecco, ti riferisci a quelle, ok? Sì, ma per dargli un'occhiata, no, non perché... Per mettere in dubbio, anche per verificare, visto che la no, norma... certo, no, perché se le vuoi vedere tutte, dico allora. Come dire? Solamente quelle che abbiamo modificato per dargli un'occhiata. Sì, ok, va bene. 156. Il parere di parziale accoglimento si è detto. Chi è favorevole? Tutti. 157. Normativa. È normativa. Il parere dell'ufficio di accoglimento. Favorevoli? Tutti. Si può interrompere 3 minuti, ci sono andare in un posto, 5 minuti e poi torno. Un secondo, faccio, per me c'è difficoltà. Faccio velocemente.
Jacopo, fino a quando si va avanti stasera? Abbiamo dato un orario? Ma io fino alle 6 sicuramente posso. Se volete si va anche a me. Allora, fino alle 6 andrebbe bene anche a me. Gli altri non lo so. Io alle 6 vi lascio, perché devo andare a prendere i miei figli alla stazione, per cui per forza alle 6 io... Dai, facciamo alle 6. Tanto questi qui un paio di commissioni o tre. Domani, Antonella, se la commissione volesse continuare un pochino dopo le 6. Io non tocco niente, no, io non tocco nulla. Lascio tutto acceso. Va bene, vediamo cosa vuol fare la commissione. Se vuol continuare io rimango. Comunque un'altra commissione andrà programmata sicuramente, anche se magari, come dire, quella ci proponiamo di concludere. Mi domandavo quando, però, a questo punto. Quando vi si potrebbe tornare? Ma io la vuoi fare in questa settimana o la prossima? Ma io domani posso essere disponibile, però da una certa ora, tipo anche la mattina, dico, però da una certa ora tipo dalle 11. La prossima io sono libera il pomeriggio, se vi può tornare. Oggi mi hanno cambiato il turno. Per esempio il 2 febbraio di pomeriggio? Che mercoledì sarebbe perfetto per me. Sì, mi può andare bene. Anche per me va bene. Sentiamo Riccardo quando ritorno. Sì. Ecco, magari, non so, commissari, se siete d'accordo, programmare anche di arrivare, che so, fino alle 6:30, cioè se si sì, viene no. poco per finire la votazione, sì. Ora, se manca tanto no, ma se manca poco magari esaurirla, no? No, ma sì, proponiamoci questo intendimento, sì, facciamo dalle 3 alle 6:30. Riccardo? Siccome Michela segnalava, se ho capito bene, l'esigenza alle 6 di concludere la commissione di oggi, si ipotizzava di farne un'altra mercoledì per andare avanti col voto. Mercoledì febbraio alle 15 ti tornerebbe? Ma mercoledì 2 febbraio? Sì, 2 febbraio alle 3. Allora, la segno già? Sì. E si diceva, poi se si vede che, diciamo, si va verso la fine della votazione, invece che le 6 magari si potrebbe anche sforare di una mezz'ora, insomma. Sì, va bene. Ok. Allora, possiamo procedere. Osservazione 158. È normativa e cartografica. E l'istruttoria dell'ufficio di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 159. Questa riguarda invece una scheda norma. L'istruttoria di parziale accoglimento. Favorevoli? Tutti. Osservazione 160. Riguarda la classificazione degli edifici. L'ufficio non accoglie. Favorevoli? Tutti. 161. L'osservazione cartografica. L'ufficio non accoglie. Favorevoli? Sì. Aspetta. Riapro la votazione. Allora, favorevoli? Tutti. 162, anche questa cartografica.
L'ufficio accoglie. Favorevoli? Tutti. 163. Osservazione cartografica. L'ufficio accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 164. Riguarda la normativa e una scheda norma. Risulta non accolta. Favorevoli? Con tutti favorevoli. Osservazione 165. Riguarda una scheda norma. L'ufficio accoglie. Chi è favorevole? Tutti. Insomma, andando avanti mi accorgo che qualche commissione per quel problema di salute l'ho dovuta saltare. Tutte queste astensioni, guarda. 166. È un'osservazione cartografica. L'ufficio accoglie parzialmente. Chi è favorevole? Tutti. 167. Riguarda invece questa una scheda norma. Istruttoria di accoglimento. Favorevoli? Contrari, astenuti, anche lo Iacomini aveva votato favorevole, non l'avevo visto. 168, riguarda la classificazione degli edifici, l'ufficio accoglie. Favorevoli. Tutti. 169. Riguarda la normativa e la cartografia. È parzialmente accolta. Per l'ufficio. Metto in votazione. Favorevoli? Tutti. 170. Riguarda la normativa. Non è accolta. Chi è favorevole? Tutti. 171.
riguarda la classificazione dei fabbricati? Non è accolta. Chi è favorevole? Tutti. 172. Osservazione cartografica. Risulta parzialmente accolta. Favorevoli? Tutti. 173. È un'osservazione normativa non accolta dall'ufficio. Favorevoli? Pare tutti favorevoli, se non sbaglio. Riccardo? Ok. Osservazione 174 riguarda la normativa, l'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 175 riguarda la normativa. L'ufficio accoglie. Favorevoli? Tutti. 176, ancora normativa. L'ufficio accoglie. Favorevoli? Tutti. 177, cartografica. L'ufficio accoglie. Sì. Favorevoli? Tutti. Jacopo, dammi il tempo che io sulla prossima devo uscire. Prego, cioè, sì, sì. Esco subito e poi mi dite quando rientro. Sì. Esce la consigliera Rugani, osservazione 178 di classificazione dei fabbricati e anche cartografica. L'osservazione non è accolta. Favorevoli? Tutti. 'La prossima osservazione cos'è? Di che carattere è? Perché non c'è scritto. 179. C'è da chiamarla Michela, ma ascolta. L'ho chiamato. Di che cartografica, com'è questa? O è di classificazione? Boh. Chiedo all'ufficio un momento. Manca, bisogna che ti cerco la tipologia, il registro. Non c'è neanche la sintesi tutta. Arrivo, eh? Vai.
Sì, tanto stavamo facendo una verifica ora, ma Michele. Osservazione 179. È cartografica. La trovate nel registro delle cartografiche. Non so come mai è saltato. Ma sì, è vero. È saltato. Va bene. Momento solo. No, non è cartografica, nel senso che gli sei risposto modificando gli articoli 66. È il parcheggio lì vicino a Incaba. Però io ce l'ho nel registro delle cartografiche, la 179. Sì, ma gli sei risposto modificando la normativa. Sì, ha ragione l'Antonella, nel senso che nel registro la troviamo lì. Sì. Ha dato luogo. Sì, cartografica e normativa. Ha dato luogo il parziale accoglimento a una modifica normativa, è vero o no? Antonella è precisa. Beh, allora, si sta parlando della 179, avete capito anche l'oggetto, a questo punto metto in votazione il parziale accoglimento dell'ufficio. Favorevole? Tutti. 180. L'osservazione cartografica. Parere dell'ufficio non accolta. Favorevoli? Tutti. 181. Cartografica, penso sia analoga questa, stessa osservazione. Parere di non accoglimento, favorevoli? Tutti. Come sopra. Osservazione 182, è normativa. L'ufficio accoglie parzialmente. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Osservazione 183. Classificazione degli edifici. Allora, classificazione degli edifici, parere dell'ufficio non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 184. Classificazione degli edifici, anche questa. L'ufficio nella sua istruttoria non accoglie. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 185. Anche questa, classificazione dei fabbricati. Istruttoria dell'ufficio di non accoglimento. Favorevoli. Tutti. 186. Classificazione fabbricati, anche questa. Istruttoria di non accoglimento. Favorevoli. Tutti. 187. Classificazione dei fabbricati, istruttoria dell'ufficio di non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 188, sempre classificazione dei fabbricati.
istruttoria dell'ufficio di non accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si ottiene la consigliera Rubani. Osservazione 189. Ancora classificazione dei fabbricati. Chi è favorevole? Parere dell'ufficio accolta. Parere dell'ufficio accolta, scusate. Votiamo il parere dell'ufficio. Chi è favorevole? Mi fate rivedere, non ho visto, scusatemi. Bene, tutti. 190. Osservazione di classificazione dei fabbricati di scheda norma. L'ufficio nella sua istruttoria non accoglie. Favorevoli? Tutti. Osservazione 191. Classificazione dei fabbricati. L'istruttoria dell'ufficio di accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si astiene la consigliera Rugani. Relativa a una scheda norma. Istruttoria di parziale accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra. 193. Riguarda l'impianto normativo del piano. Parzialmente accolto il parere dell'ufficio. Favorevoli? Tutti. 194. Riguarda la classificazione dei fabbricati. Parere dell'ufficio, accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 195. L'osservazione cartografica. Parere accoglimento. Favorevole? Contrario? Aspetta, la Michela. Favorevole la Michela, ok. Tutti favorevoli. L'osservazione normativa. Il parere di non accoglimento. Favorevoli? Tutti. 197. Ok, allora l'osservazione normativa. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Graziano, non ti ho visto.
Graziano. Graziano. Non t'ho visto, sei favorevole o no? Non t'ho visto. Ok. Osservazione sulla classificazione dei fabbricati. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 199. L'osservazione cartografica. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 200. L'osservazione è cartografica. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Favorevoli? Riccardo è votato? Sì. 201. Osservazione relativa a una scheda norma. Parere dell'ufficio accolta. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Si astiene la consigliera Luca. 202. L'osservazione riguarda la classificazione dei fabbricati. L'ufficio accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 203. L'osservazione normativa. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 204. L'osservazione cartografica. L'ufficio non accoglie. Favorevoli? Tutti. 205. L'osservazione normativa risulta parzialmente accolta dall'istruttoria dell'ufficio. Parzialmente accolta, favorevoli? Tutti. 206. L'osservazione è relativa alla scheda norma. L'ufficio nell'istruttoria non accoglie. Ai voti, chi è favorevole? Chi è contrario? Ma questa qui sarebbe non pertinente. Cioè, voglio dire, visto che, vabbè, cioè, riguarda, non è che noi si decide, no, in questa fase, non lo possiamo fare per un vincolo, o sbaglio? Perché c'è un parco urbano. Sì,
Infatti. Eh? Sì. Ah, ecco, infatti, sì, non si accoglie, ma però è per il fatto che si pone che non si può accogliere perché sarebbe in contrasto quello come è scritto, no? Perché ricade in un'area che è classificata parco urbano, no? Lo vedi, che è in contrasto con il PIT. Esatto, no, ok. È un po' come limite del territorio rurale, no? Per chi ti chiede. Poi ce n'è anche un'altra simile, sempre in quelle zone. Ok. Non c'è, non mi sarei astenuta, l'avete spiegata, quindi la voto anch'io. Allora apro la votazione, però scusate, visto un secondo. Se chi è favorevole? Tutti. 207. L'osservazione è normativa e non è accolta. 208. Questa invece è di classificazione degli edifici e non è accolta. Favorevoli? Tutti. 209. Osservazione normativa. Istruttoria dell'ufficio di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 210. Scheda norma. Istruttoria di non accoglimento. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Consigliere Iacomini, favorevole. Sì. 211. Scheda norma con parere dell'ufficio di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti Ruvani e Erga. Scusa un attimo, Jacopo, un attimo. Ok. Bene. Osservazione 212. L'osservazione riguarda una modifica cartografica accolta dall'ufficio. Chi è favorevole? Tutti. 213. Stesso oggetto. La modifica non è accolta. Chi è favorevole? Tutti. 214.
L'osservazione riguarda sia la parte normativa sia quella cartografica. Parere dell'ufficio di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 215. L'osservazione riguarda la classificazione degli edifici col parere favorevole di accoglimento dell'ufficio. Chi è favorevole? Tutti. 216. Scheda norma. Parere dell'ufficio di accoglimento. Favorevoli? Tu. Contrari? Astenuti? Rugano. 217. Normativa cartografica. Parere dell'ufficio di non accoglimento. Favorevoli? Contrari, astenuti? Nessuno? No, scusate. 218. Osservazione 218. Di classificazione degli edifici. Parere di non accoglimento dell'ufficio. Favorevoli? Tutti. 219. Osservazione cartografica parzialmente accolta dall'ufficio. Chi è favorevole? Sì. Favorevole, ok. Tutti. 220. Osservazione normativa e cartografica. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 221. Allora, l'osservazione normativa. Il parere dell'ufficio è di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 222. Scheda norma. Parere dell'ufficio parzialmente accolta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere Lucano. 223. Normativa. Parzialmente accolta. Chi è favorevole?
Scusa un attimo, parzialmente accolta dove, Manola, se ti... Scusa un attimo, eh. Non è che si derogano le superfici minime nell'accoglimento. No, non ti sento, Manola. Scusa, pensavo che fosse aperto. Sì, perché lui aveva un problema, perché lui aveva 50 metri quadri, 54, e non poteva trasformarli in abitazione, ma abbiamo ridotto la superficie minima già prima. Quindi c'è, rientra nella la modifica che abbiamo fatto, e quella, e lui rientra in quello. Ah, rientra in quella. 45, sì, 45, non la volete più. Ok, grazie. Bene, vedi, la meta, uno di 40 ci arriva proprio al volo, perché è 40 e 02. No, non l'avevo letto. Quelle altre invece sì, l'abbiamo ridotto. Okay, non l'avevo visto che c'erano le misure, scusa. Chi è favorevole? Tutti. 224. Osservazione normativa e non accolta da parte dell'ufficio. Favorevoli? Tutti. 225. Osservazione sulla classificazione degli edifici. Parzialmente accolta. Favorevoli? Tutti. Si arriva alla 230 e poi in ferma. 226. È una scheda norma. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuta la consigliera Rugani. 227. Osservazione su una scheda norma. L'ufficio accoglie parzialmente. Chi è favorevole? Chi contrario? Chi si astiene? Come sopra. 228. L'osservazione normativa è parzialmente accolta. Favorevoli? Contrari? Favorevole, Riccardo? Sì, favorevole. Stavo pensando, scusa, un'altra cosa. Sì, tranquillo. Osservazione 229. Grafica. E è parzialmente accolta. Scusate un attimo, Ti richiamo, sono in commissione urbana. Eccoci, 229, cartografica parzialmente accolta. Chi è favorevole? Tutti. Ultimo, 230. Riguarda la normativa, una scheda norma e la cartografia. È l'osservazione d'ufficio la 230, ma no. Scusate, allora questa non va si guarda a no. Fondo. Sì. Perché si guarda a fondo? Perché se ci sono delle correzioni da fare, anche formali, che si rintracciano ancora in questo momento, okay, poi vengono contenute tutte in questa. Bene, si riprende allora mercoledì da... Mercoledì si è detto? Sì. Sì. Alle 3.31. Alle 3 e si cerca di finire. Bene. Grazie a tutti.